Ciao a tutti gli amici di Expertzone, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Matteo, dove andremo di fatto a recensire vari prodotti, proprio per partire con questo nuovo format, che poi tra l'altro vi invito a commentare nei commenti, come volete chiamarlo. L'obiettivo però è appunto darvi, la possibilità di vedere in anteprima quali sono i prodotti che vi arriveranno in negozio. Matteo, prima di cominciare, vuoi presentarti un attimo per chi magari è la prima volta che ci segue velocemente? Ciao a tutti, io sono Matteo Discardi, collaboro con diverse riviste, mi potete trovare spesso sulle pagine di MaxCityNet, ma scrivo anche per Expertzone, infatti ci sono diversi articoli anche miei all'interno di Expertzone. Mi occupo di tecnologia a 360 gradi, mi occupo anche, non so se si può dire, del mondo Mac, quindi di Office per Mac, Office eccetera. per E Mac, perché quello si può dire. anche, curo anche l'hardware e comunque insomma seguo la tecnologia in tutti i suoi campi. Oggi Luca parleremo di IFA, per cui possiamo innanzitutto dire che IFA quest'anno è stata una fiera, diciamo, a livello consumer è sempre la più importante e anche la più divertente da visitare. Forse però rispetto agli altri anni è stata una fiera un po' sotto le aspettative. Alcuni Sì, prodotti d'accordo. annunciati che diciamo, forse le novità più sfiziose ruotano attorno al mondo mobile, però diciamo che confrontandola con gli altri anni forse è stata un po' meno scoppiettante. Devo dire che è stato anche un po' colpa dei marchi perché molti hanno presentato i prodotti nuovi anche prima di IFA, ad Sì. agosto ad esempio. Ci sono stati molti lanci ad agosto, ben prima di IFA, questo poi è anche una scelta politica delle aziende. Però comunque ci sono alcuni prodotti interessanti, sia hardware che software. Se vuoi, io partirei subito con uno dei Comunque primi. si parlerà esclusivamente di prodotti legati all'ambiente Windows. Sì, oggi sì, parliamo di tutti i prodotti che possono girare insomma, intorno al mondo Windows, sia hardware appunto che a livello software. Ok. Il primo prodotto di cui ti voglio parlare è questo, che non è un vero e proprio lancio, perché questo è il TomTom VIA53, che è un prodotto lanciato qualche mese fa. Io ho avuto la fortuna di provarlo quest'estate in Croazia, mi sono trovato davvero molto bene. È un prodotto che rinnalza il navigatore classico anche a livello smart, per cui si connette anche a internet, ha il wifi, fa un sacco di cose. Devo dire che se utilizzato nel giusto modo, effettivamente ti allevia molto sia nella guida sia anche nella preparazione della guida. Ti fermo un attimo, in che senso questo prodotto rientra nell'ambito Windows? Allora, rientra nell'ambito Windows perché il controllo di questo navigatore non si Sì? fa come i navigatori classici direttamente sul navigatore, o meglio, si può anche fare, ma essendo un dispositivo smart che si connette sia in Bluetooth che in Wi-Fi, possiamo controllarlo anche, ad esempio, tramite un browser. Ci colleghiamo al nostro account tramite il portale TomTom e da lì configuriamo tutto, i preferiti, le strade da fare, eccetera. La novità di IFA risiede nel fatto che TomTom ha fatto un accordo con TripAdvisor per proporre ai propri utenti delle mappe aggiuntive. Ad esempio, tu domani mattina vuoi andare in un posto particolare e chiedi a TomTom se ci sono o la strada più breve, ovviamente parametrizzata sul traffico, sugli incidenti, però TomTom ti può proporre anche dei percorsi alternativi, magari con delle belle strade interessanti, con degli hotel interessanti, dei ristoranti, che possono essere molto utili per chi ad esempio va in vacanza, per cui non ha fretta di arrivare in quel posto, ma vuole magari passare una giornata a visitare posti interessanti pur dovendo arrivare nel posto dove deve Questo è arrivare. interessante perché quando faccio le vacanze di solito mi piace visitare vivamente, cioè in maniera più viva il posto. Di solito noleggio un'auto, mi muovo molto nell'ambiente. Tipo le ultime che ho fatto, che tra l'altro ho fatto una serie di articoli, se vuoi andartene a leggere, ho disegnato proprio l'itinerario in Messico che ho disegnato con mappe. Allora, sì, io Mi ti piace posso. creare itinerari sostanzialmente. Sì, e questo per il momento quello che so è che TomTom e TripAdvisor cominciano a proporre alcuni percorsi Questo è già ottimo. e so che a livello europeo ce ne sono alcuni, in Italia è quello più famoso sicuramente quello dello Stelvio, e ne arriveranno altri, però è interessante vedere come questa community, quelle due community, o meglio, quella di Sì. TomTom e quella di TripAdvisor, sono unite per creare questo plus per tutti gli utenti ed è a disposizione per tutti
tutti i navigatori dell'ultima generazione che sono smart, e il fatto di poterli utilizzare da un browser è molto interessante, perché io personalmente mi trovo male a toccare il navigatore in macchina, perché forse è scomodo, lo schermo è piccolo, eccetera. Molto meglio prepararlo prima sul browser, prima di partire, comodamente, con una tastiera, sì, con uno schermo grande. Per me di solito è ideale, perché comunque parti con dispositivi, ormai i dispositivi sono veramente tascabili, ti puoi mettere tranquillamente prima di partire, ma magari... Sì. Per strada, cioè nel senso, facciamo una tappa, guarda, sono qui, vorrei vedere cosa possiamo visitare qua intorno. Esatto, lo possiamo fare ad esempio anche con un Surface Pro, per cui non serve neanche avere un tavolo, tipicamente in braccio lo configuriamo, dopodiché con il wifi o con il bluetooth, dipende da dove vogliamo passare, semplicemente lui passa le informazioni al navigatore, il navigatore avvisa l'utente che ha ricevuto le nuove informazioni e ricalcola subito la strada. Ottimo. Ragazzi, poi chi ci sta seguendo, se avete domande scriveteci nei commenti, vi rispondiamo. Vai pure avanti, cos'altro vuoi mostrarmi? Oh, questo è un prodotto di cui effettivamente io mi sono innamorato immediatamente, e te lo mostro sia perché è un ottimo prodotto, sia anche perché poi stiamo guardando il Natale e magari tu sei indeciso su che regalo farmi a Natale. Okay. E devo dire che questo paio di cuffie della Beyer Dynamic sono una vera delizia. Chi è la Beyer Dynamic? Allora, Beyer Dynamic è un marchio non molto conosciuto ai più, però sicuramente è un marchio adorato da chi è un esperto audiofilo, perché è un marchio tedesco che fa prodotti audio, soprattutto cuffie, a livello professionale, quindi per il broadcasting, ma anche a livello, diciamo, prosumer e per amanti audiofili. È un marchio che ha sempre privilegiato l'audio al di là della forma o della... diciamo del marketing. È un po' il piccolo negozietto rispetto al grande centro commerciale Beyer Dynamic, in cui l'audio si fa, non dico a livello artigianale, però effettivamente con una cura molto particolare di tutto. Questo nuovo prodotto Avento ha tutta una serie di tecnologie incredibili al suo interno, quindi Bluetooth, molti codec audio, ad esempio la PTX, all'interno i trasduttori Tesla, che sono effettivamente un punto altissimo nella tecnologia oggi disponibile, ha 20 ore di riproduzione con una singola carica, connettore USB-C, eccetera, e i controlli touch su entrambi i padiglioni. Ottimo. Però la cosa più interessante di questo paio di cuffie è che una volta che noi le indossiamo, c'è un software che permette di configurare l'audio riprodotto dalle cuffie in base al nostro orecchio. C'è un test da fare inizialmente di qualche minuto, loro parlano di circa 6 minuti, in cui praticamente in un posto silenzioso le cuffie emettono alcuni suoni e noi dobbiamo diciamo indicare tramite un'app come vengono riconfigurati questi suoni, come li udiamo. Una volta che noi finiamo l'esame, il tutto viene inserito dentro un chip dentro queste cuffie e poi possiamo connettere le cuffie a qualsiasi cosa, via Bluetooth, via jack audio, eccetera, e loro suoneranno sempre nel modo migliore in cui il nostro orecchio le può ascoltare. Interessante. È una cosa bellissima. Sia, non so se me l'hai già detto, magari mi è sfuggito, prezzi o qualcosa del genere? Allora, di questi prodotti... Meno per si parla di fascia alta. Questa sì, effettivamente è una fascia importante. Queste cuffie, se non mi sbaglio, stanno tra i 400 e i 500 euro. Prezzo importante. Sì, è un prezzo importante per un paio di cuffie. Però effettivamente magari per Natale può essere un ottimo regalo, un ottimo investimento, perché un paio di cuffie con un marchio sicuramente dureranno parecchi anni. Magari possiamo anche portare avanti queste idee dei regali di Natale, magari può essere, oltre che dargli consigli agli addetti vendita, potremmo anche fare qualcosa. Sì. Magari mi prepari più avanti una lista di consigli. Non c'è problema, una lista di regali di Natale la preparo sempre. Non sarà quelli che ti faccio, non saranno regali che ti farò io. Allora, sempre per regali di Natale possiamo parlare anche di questo, che è il Western Digital nuovo MyBook Duo. Questo è un'evoluzione del precedente con una particolarità. Al suo interno ha due dischi che possono unirsi in modalità RAID 0 per arrivare all'incredibile, tra virgolette, capacità di ben 20 TB. Ti fermo un attimo, per chi magari non è nuovo del reparto PC, non sa bene di che cosa stiamo parlando, andiamo a spiegare che cosa serve fondamentalmente un prodotto di questo genere. Un prodotto di questo genere serve praticamente per qualsiasi cosa, archiviare i film, archiviare tutti i vostri dati. È un amante dei NAS, se non avete capito. Sì.
anche oggi, bene o male, con la vita digitale si archivia di tutto, il backup che è fatto del vostro cellulare, il backup del computer, di più computer anche, in particolare se fate ad esempio le produzioni video, sì. Il montaggio video, eccetera. Questo disco ha un connettore USB-C con un cavo al suo interno che fa USB-C, USB-A, quindi lo potete connettere ai classici connettori USB, ad esempio del Surface, come a un computer, non so, i Lenovo, i Razer, penso, che hanno già il connettore USB-C / Thunderbolt 3. In più ha dietro anche un hub USB-A, ha due prese USB-A che possono essere utilizzate sia per collegare una trachiavetta USB, ad esempio, che il computer vede come se fosse collegata direttamente al computer, sia ad esempio per ricaricare lo smartphone o la videocamera, non so, la GoPro che avete appena utilizzato per i video, eccetera. Questo è un device semplice perché non ha bisogno di nessuna configurazione, lo collegate, semplicemente funziona. La cosa bella è che avere 20 tera sulla propria scrivania ha un costo qui che va, mi sembra, tra i 6 e i 700 euro, è comunque un prezzo importante, però 20 tera sono effettivamente una cifra. Ti faccio una domanda un po' difficile, almeno quando me l'hanno fatta a me ho avuto difficoltà a rispondere, vediamo se sei più bravo. Immaginati un attimo il reparto PC. Ok, hai questo prodotto a scaffale e ne stai parlando con un cliente. Questo cliente, giustamente, perché magari non è il suo ruolo, ti chiede: ma perché dovrei spendere questi soldi per un prodotto di questo genere, per un NAS comunque, se non questo specifico, e non comprarmi, che ne so, un hard disk e lo metto in rete? Oh, di questa domanda è una domanda un po' difficile. Lo so. Allora, cosa mi cambia? Cioè, la vita dove mi cambia? La vita mi cambia su due fattori. Il primo è il fattore di semplicità. Okay. Nel senso che un hard disk locale lo collegate a un computer e semplicemente funziona, non ha bisogno di nient'altro, che sia un computer Windows o un altro tipo di computer, lo collegate e funziona. Un computer di rete va configurato, va configurato e alcuni utenti lo possono fare, alcuni utenti lo possono imparare, alcuni utenti magari non hanno voglia di imparare. Un computer di rete ha sempre quella piccola difficoltà di essere gestito, perché ci serve una rete e anche la capacità effettivamente di gestire un device che non è fisicamente collegato al proprio computer. La seconda particolarità è la velocità. La velocità, perché una connessione USB 3 oppure USB-C dà una velocità più pulita rispetto a una connessione di rete, nella quale magari la connessione di rete soffre anche se ci sono altri device connessi. Una connessione USB 3 o USB-C è pura, e offre tutto il canale disponibile, quindi ad esempio se dovete montare un video con un software di montaggio che va a prendersi i file all'interno del disco, una connessione locale è sempre suggerita. Ottimo. Se posso interromperti un attimo, però approfondiremo questo in un prossimo intervento in cui diremo i pro e i contro anche di un NAS, per cui faremo una puntata proprio dedicata al mondo dei NAS e degli hard disk. Bene. Andiamo avanti, qui ci sono alcune delle caratteristiche di cui abbiamo già parlato. Naturalmente sempre compatibilità, e figurati se non mettevi anche un mouse. Beh sì, io, come tu ben sai, sono un amante dei mouse. È un feticista, veramente. Sì. Da quanto so non ho ancora visto un cassetto pieno. Di più di un cassetto. Più di un cassetto, questo è un problema. Magari facciamo un appuntamento dedicato solo ai mouse. Sì. Così ti sfoghi. Sì, devo dire che io amo un po' tutti i dispositivi di montamento, anche le tavolette grafiche, eccetera, però i mouse sono molto belli perché sono facilmente intercambiabili e poi hanno diverse caratteristiche. Questo in particolare, che è stato presentato ad IFA di Razer, è un mouse dedicato agli sparatutto. Come tutti i mouse, può essere usato a 360 gradi, però ha delle caratteristiche particolari per gli sparatutto. Razer è un marchio che tra l'altro recentemente, abbastanza recentemente, si è fatta viva anche nelle grandi catene. Sì, anche qua in Italia soprattutto. Esatto, e l'ho vista, cioè nel senso ha dei prezzi importanti, però si vende. Razer è comunque un marchio di fascia alta. Assolutamente. Questo non so, so che ha mouse anche a partire da cifre quali, ad esempio mi sembra 60-70 euro. Non è questo il caso, però effettivamente la fascia bassa per Razer è probabilmente la fascia alta per molti altri marchi, certo, che producono periferiche. Questo in particolare ha alcune caratteristiche, ad esempio la risoluzione di 16.000 dpi, sì, che è effettivamente il top nel settore. Razer ha 4-5 modelli con questa risoluzione, ma
io non conosco nessun altro dispositivo di puntamento che abbia una risoluzione così alta. Spieghiamo bene che cosa vuol dire questo punto, perché magari non tutti sono pratici. Allora, la risoluzione è praticamente la capacità del sensore che sta sotto al mouse di riconoscere il movimento. Più pixel sono, riesce a immagazzinare il sensore, più preciso il movimento. Il numero di DPI così alto è importante, ad esempio diventa fondamentale se voi avete uno schermo molto grande, come ad esempio un 4K o un 5K. Quindi è una caratteristica, ragazzi, essenziale se andiamo a parlare con una persona che usa videogiochi, soprattutto sì. Spara tutto, sì. Perché mediamente la giochi su uno schermo grande, innanzitutto, con alte risoluzioni. Ma soprattutto anche per chi ad esempio investe delle cifre importanti per uno schermo 4K, 5K, ha bisogno di dispositivi o vuole dispositivi che gli diano una soddisfazione nell'utilizzo di quello, nel senso che acquistare un display 5K e giocare in un gioco con una risoluzione Full HD è tra virgolette uno spreco che magari l'utente può accettare, se lo deve accettare, ma in fase di acquisto va comunque sottolineato che esistono dispositivi che diciamo danno più soddisfazione con schermi più alti. Questo poi ha anche altre caratteristiche, ad esempio ai Razer Mechanical Switch, che sono una nuova tecnologia del click che garantisce, mi sembra, 50 milioni di click, per cui praticamente 20 anni di utilizzo. Ha un clutch personalizzabile, che è, come vedete nell'immagine, questo piccolo tastino sulla destra, che è sia personalizzabile nel senso che lo potete programmare per fare quello che volete. Io ho detto a poco, se vuoi per provare a mettere il laser, lì magari lo facciamo vedere bene a casa. Ok, è questo qui. Ok. Per cui praticamente io posso decidere che quel puntatore mi cambia ad esempio il tipo di arma al volo, oppure mi cambia l'arma tra visione normale e visione da cecchino. Oppure posso anche fare in modo, se io decido che il mouse non lo voglio utilizzare in un gioco, ma lo voglio utilizzare nell'ambito normale, posso togliere questo clutch, perché magari mi dà fastidio nell'uso di Office, ad esempio. Può essere ridondante, lo posso togliere, via hardware, si sfila e si mette una patella normale, per cui diventa un mouse più morbido. Ok, ottimo. E come tutti i mouse Razer, anche la tecnologia croma, che devo dire che io amo molto, per cui effettivamente il mouse si illumina e mi mostra fino a 16 milioni di colori personalizzabili tramite il driver. Questo è un classico di Razer. Devo dire che è molto bello al punto, sì. Sempre in un'ottica di videogiochi, ma non solo, sono molto belle anche queste Logitech MX Sound, che sono due casse per computer. Qui hanno profuso tutta una serie di tecnologie all'interno, sono abbastanza piccole, perché da come le ho viste sono grandi così. E hanno i controlli touch, funzionano sia in maniera analogica, quindi con jack, sia via Bluetooth. Hanno le batterie. Questo è importante. Perché comunque, se ci pensi, oggi ci sono moltissimi dispositivi, non più tanto come una volta fissi, quindi delle casse dove vengono appoggiate, e quindi avendo delle, diciamo, casse mobili, ok, sono molto più pratiche per prodotti premium o comunque della serie modern, che sono fatti per la portabilità. Assolutamente, sì, la portabilità è importante, quindi lo potete posizionare praticamente ovunque. Questo cambia anche la ricezione dell'audio. Tra l'altro loro hanno un'inclinazione di 10 gradi che, secondo gli studi di Logitech, è perfetta per quando stiamo posizionati davanti al computer. Sì. In più, tra l'altro, questi hanno anche uno switch dinamico, per cui con uno sfioro loro passano da Bluetooth a analogico, senza interruzione dell'audio. Quindi se io sto ascoltando una musica, il massimo che sento è un secondo di silenzio, però poi l'audio continua regolarmente. Questo è molto bello e, tra l'altro, in ambito di gioco, effettivamente avere un impianto audio superiore a quello che può essere un computer desktop oppure un computer laptop normale, che ha delle casse che possono essere interessanti ma che non possono avere tutta la gamma dinamica di una cassa più grande, effettivamente è un plus importante. Può essere una touch interessante, quindi, da proporre. Qui si parla comunque di una fascia di prezzo? Qui mi sembra che la fascia di prezzo sia appena sopra i 100 euro. Ok, quindi è anche abbastanza... Sì, questa qua è molto abbordabile. Effettivamente per la qualità audio che hanno è effettivamente molto abbordabile. Ed è, diciamo, il regalo perfetto per Natale, per chi magari ha un amico o
un amante comunque del computer e vuole un sì, vuole ci sta, considerando che magari è il regalo perfetto da fare, per esempio, mi viene in mente un universitario, perché comunque hai mediamente un portatile, un dispositivo estremamente sì, mobile. Sì, sì, e sono anche oggetti di design, tra l'altro. No, sono carini, comunque stai sempre in casa, diciamo, magari in affitto perché arrivi da, sei fuori sede, quindi ti muovi molto. Sì. Può essere una cosa, un'idea carina da sì, fare. Sì, sono anche facilmente, le puoi mettere in borsa, quindi ad esempio con la batteria le puoi portare anche occasionalmente, le puoi portare in giro e con il jack collegarle a qualsiasi lettore MP3 o smartphone, okay, le fai suonare anche in giardino, per dire. Ottimo. Questo è un altro prodotto estremamente interessante, sia... Ne ho sentito parlare di lui. Sì, sì, se ne è parlato molto, perché questo è un prodotto cardine per Fitbit ed è un prodotto cardine anche per tutto il mercato, perché è un prodotto che si rivolge come concorrente diretto all'Apple Watch. Perché riguarda Windows un prodotto del genere? Perché riguarda Windows? Perché Fitbit ha da sempre avuto una particolarità che è opposta a quella di Apple in questo senso. Mentre ad esempio l'Apple Watch funziona solo ed esclusivamente con l'iPhone, per dire, non funziona neanche con l'iPad o con l'iPod Touch, okay, Fitbit invece funziona praticamente con qualsiasi cosa. Quindi si parla di ovviamente iPhone, Android, anche Windows Phone, ma anche Windows e Mac, perché c'è l'applicazione per Windows e Mac. Per cui voi potete, diciamo, anche infischiarvene dello smartphone e sincronizzarlo una volta ogni tot di giorni, ma tanto la batteria dura, pensa, ben 4 giorni la batteria. Con lo schermo a colori è molto bello, lo mostriamo, eccolo qua, ok, è molto bello e questo orologio ha tutta una serie di funzioni, tra l'altro i sensori sono molto accurati, il GPS, il sensore del battito cardiaco, 2 giga e mezzo di memoria per immagazzinare la musica, il Bluetooth, per cui ad esempio è interessante perché potete indossare l'orologio e andare a correre con la musica, con le cuffie Bluetooth, infischiandovela nello smartphone. Questa è già una cosa interessante, sinceramente non so questa informazione, ma credo che siano pochissimi gli smartwatch pensati per essere così indipendenti. Non è l'unico, però sono effettivamente pochi. Che fa questa tecnologia c'è il Samsung e un altro paio, però effettivamente sono molto pochi, e Fitbit tra l'altro ha sempre, rispetto a tutti gli altri, ha un plus in più, che è la community di Fitbit, sì, per cui effettivamente potete, diciamo, misurarvi con un sacco di altre persone che magari non hanno questo smartwatch ma hanno i bracciali molto più economici. Io in precedenza usavo il Charge HR, quando sì, il primo modello, e una delle cose più belle che mi era piaciuto, vabbè, a parte il prodotto che mi piaceva proprio perché era semplice, era proprio quest'app dove potevo appunto sfidare i miei amici, c'era tutta questa... potevo anche competere, quindi creare delle competizioni. Sì, l'app funziona molto bene. Devo dire che qui c'è tutto un progetto all'interno molto accurato, a me è piaciuto molto, e questo orologio ha avuto una genesi più lunga di quanto si pensassi, perché forse Fitbit ha voluto essere sicuro al 100% prima di lanciarlo, perché tutta una serie di servizi dovevano essere pronti. Tra questi, ad esempio, il fatto di avere i programmi fitness integrati, per cui all'interno dell'orologio, e sottolineo sempre senza lo smartphone, ci sono tutta una serie di esercizi, per cui io visualizzo qui l'esercizio e poi lo riproduco. L'orologio, tramite delle piccole vibrazioni, mi dice quando partire, quando fermarmi. Ah, quindi posso organizzare i piccoli workout? Sì, 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 ha stabilizzati 7, 10 minuti, mezz'ora, anche esercizi molto, molto evoluti. È un piccolo coach al polso, praticamente. È soprattutto interessante per chi vuole allenarsi al parco, magari da solo. Assolutamente sì. Suoi, ci sono... E con la connessione wifi, io lo sincronizzo in wifi se sono a casa, magari sì, in salotto, senza che magari lo smartwatch può essere tranquillamente anche spento. Oppure posso andare a correre e quando ritorno lui mi ribecca il segnale wifi, mi sincronizza senza, ad esempio, che lo smartwatch sia fisicamente lì. E questo è sempre stato un limite, secondo me, delle vecchie generazioni. Ma devo dire che questo orologio è pensato proprio bene. Poi... Perché comunque, ecco, un problema che notavo sul mio HR, per esempio, che comunque è vecchia generazione, però so che succede anche nel 2, è che comunque se tu ti dimenticavi di sincronizzarlo, loro erano preimpostati per avere una memoria che durava dalle 24 alle 48 ore, dopodiché lui andava a cancellare
Per forza, perché quel modello lì aveva una memoria ridotta. I modelli più recenti magari tengono sicuramente qualche giorno. C'è sempre questa problematica qui. Questa funzione Wi-Fi è sicuramente interessante. È interessante, ma è interessante anche un altro punto di vista. So che tu vai a correre, per cui ogni tanto, magari andando a correre, magari decidi di fare una maratona, ad esempio. Magari la organizziamo con ExpertZone. Non so quanti verrebbero con me a correre, però... E durante la maratona, ad esempio, ti viene sete. Sì. E se hai il Fitbit al polso, puoi fermarti in un negozio che trovi per strada e se hanno il pagamento contactless, puoi pagare tramite l'orologio. Ma questa è una cosa bellissima. Una cosa bellissima e... Sai quante volte sono andato a correre e non avevo i soldi dietro e dovevo cercare una fontanella? Perché tramite quell'interno puoi memorizzare i dati di una carta di credito. E questo l'orologio sarà disponibile credo a proprio tra pochissimi giorni, il pagamento credo dei primi di ottobre, però già anche nel territorio italiano, quindi non c'è nessun problema, per cui praticamente tu è come se ti portassi il portafoglio in giro. Questa cosa diventerà sempre più diffusa, certo. Però ragazzi, sinceramente magari alcuni di voi potrebbero dare per scontato questa cosa o magari poco importante, ma vi assicuro che l'ho provata sulla pelle. Eh sì, perché effettivamente anch'io quando vado a correre non voglio avere proprio... Ma tu non vai a correre? Sì, vado a correre. No, e non voglio portare niente dietro, cioè già lo smartphone già mi dà fastidio. Sì. Per cui un paio di cuffie, tra l'altro Fitbit ha presentato anche un paio di cuffie, le flyer, Bluetooth apposta per questo orologio. Ecco, infatti sto cercando un paio di cuffie Bluetooth per la corsa e magari poi chiederò a te. Non c'è nessun problema. Però non si vive di solo sport o di solo lavoro. E allora abbiamo voluto parlare anche di questo. Me l'aveva già detto prima, e ragazzi, io sono un amante della serie. Allora devo dire che bellissimo, guerra stellari, spendo tutto quello che ho nel portafoglio e voglio questa cosa. Guerra stellari è sempre guerra stellari, e tutti quelli che sono maschietti, questa è una cosa in negozio che, cioè, se la mostrate effettivamente sotto Natale diventerà un must have assoluto. Questo è un prodotto di Lenovo in collaborazione con Disney, per cui tutto il merchandising guerra stellari, e praticamente è un gioco e si compone di un visore 3D, di una piccola spada virtuale e di uno scanner che sostanzialmente fotografa la stanza in cui lo mettete. Lui fa tutti i calcoli e poi sostanzialmente all'interno del visore voi vedete un personaggio vero e proprio di Guerre Stellari con il quale duellare con la spada. Faccio una pausa giusto per ritornare coi piedi per terra. Questa è di fatto la tecnologia che noi abbiamo chiamato più volte nei nostri articoli la realtà aumentata, di fatto tutta la tecnologia che stiamo spingendo con Creators Update. Sì. Ok? Sì. Quindi sostanzialmente si parla di una fusione tra la realtà virtuale e la realtà aumentata, che si chiama realtà mista, ho sbagliato il termine. È sostanzialmente una tecnologia di cui si parla tantissimo nel 2017. È quello su cui sta spingendo moltissimo Microsoft. L'aggiornamento che arriverà adesso in autunno spingerà proprio su queste tecnologie. E questo è uno degli esempi più belli, devo dire. Assolutamente sì. Perché poi da un lato c'è il fascino incredibile di Guerre Stellari. Ho paura che ti prezzo perché potrei pensare di... anche se non posso permettermi di comprarlo lo stesso. Allora, il prezzo non lo so, per la verità. Sì. Facendo un piccolo... mi sembra che doveva aver annunciato i suoi visori insieme alle 9 e altri, ma i prezzi, non potrei sbagliarmi, non superavano mai 500 euro, si parlava di 300-400 euro di visore, perché il visore sfruttava la potenza di calcolo del PC. Allora io spero che questo prodotto non sia così alto, però comunque è un kit, perché ha tre elementi, quindi lo scanner, la spada, il visore, e vedremo. Sì, secondo me se si attacca a un computer, questo visore che tu sappia. Sì, è una tecnologia Lenovo. Ok, è una tecnologia Lenovo. Tra l'altro Lenovo, ti interrompo, ha presentato anche tutta una serie di yoga nuovi dedicati al mondo di Guerre Stellari, quindi con il marchio di Guerre Stellari, sia per la parte lato scuro, sia per la ribellione. È una cosa che aveva fatto l'anno scorso, o 2 anni fa, se c'è qualcuno di HP, promoter, mi corregga, l'aveva fatto HP appunto. Ah, può darsi, sì. Quest'anno la struttura è nuovo. E come vedete, questo è quello che succede praticamente. Quello che vedete è un vero personaggio in cui duellare. E tra l'altro la spada ha anche un feedback aptico. Per cui nel momento in cui voi vi scontrate con le spade, la spada vibra. Fantastico.
Effettivamente deve essere un gioco molto bello. Non dovrete più picchiare vostro fratello o vostra sorella finendo di combattere. Beh, non più, diciamo, non solo. E sempre restando in ambito Guerre Stellari, ho trovato interessanti anche tutta questa serie di nuovi gadget di Tribe, che avete USB, eccetera, per cui sono, diciamo, il regalo da fare quando effettivamente o il gadget finale oppure il regalo da fare magari senza dover spendere chissà che cosa, ma con qualche euro vi portate a casa comunque un gadget sfizioso e soprattutto Sì, magari per il collega, l'amico, se vuole fare un pensierino. soprattutto questa è una cosa che andrebbe molto spinta in negozio perché è il regalo d'impulso, l'acquisto d'impulso e il fascino di Guerre Stellari ha sempre Sì, il suo perché. sono sicuro che una mini cesta con questi piccoli accessorietti finisce in un Ah giorno. sì, sicuramente anch'io ne prenderò uno. Questi sono miei, a Io ho letto. anche un cassetto di chiavette USB, Ok. però una chiavetta USB con un piccolo drone di Guerre Stellari, effettivamente non me Ma lo io lascio ce l'avevo solo di scappare. Vader. Allora, direi che questa piccola carrellata abbiamo finito. Comunque i prodotti sfiziosi a IFA ci sono stati, dai. Non ci sono stati questi grandi annunci scoppiettanti, ma diciamo che IFA è sempre una cosa interessante da Sì, valutare. secondo me, però un parere personale, si è un po' spenta perché comunque si è smesso di fare gli annunci all'IFA e un po' i produttori stanno cominciando a farli un po' prima, un po' dopo. Può darsi anche che il 2007 e il 2017 sia un anno di transizione. Vedremo l'anno Però prossimo. comunque qualcosa di interessante è stato presentato. Indubbiamente, secondo me, la parte più interessante, però va bene, da amante della tecnologia, è tutto ciò che riguarderà la realtà mista. Perché secondo me è Sicuramente. qualcosa di nuovo, che non si è visto. Se ne La realtà parla. virtuale, secondo me, è quella che si usa adesso, è qualcosa che si è evoluta rispetto al passato, ma già più o meno si era capito che cos'era. La realtà aumentata, vabbè, i smartphone l'hanno presentata milioni di anni fa. Ma sì, anche Samsung e Apple stanno lavorando in quel senso là, sono le novità più importanti che girano lì dentro. E devo dire che adesso è ancora a livello sperimentale, nel senso che si notano le prime app, i primi lavori, però la gente si sta guardando attorno, nel senso gli sviluppatori stanno provando a fare qualche cosa per vedere che cosa succede, ma anche e soprattutto per vedere come funziona. E gli utenti percepiscono queste innovazioni come qualcosa di estremamente interessante, ma ancora una cosa non indispensabile. Io credo che tra il 2018, già i primi del Sì. 2018, e poi vedremo nel 2019, cominceremo effettivamente a vedere degli usi molto interessanti di questa tecnologia anche a livello pratico, quindi sicuramente nasceranno anche delle professioni Quello che con. sta di fatto cercando di fare Microsoft è permettere di sfruttare la potenzialità del sistema operativo, quindi non soltanto della singola applicazione, ma di fatto avere il tuo Windows in un ambiente di lavoro che può essere la tua stanza, la tua cucina o il tuo ufficio. Sì, Quello è l'obiettivo finale. questo qua è molto Una sorta di bello. Minority Report. Spero che tu abbia visto il film. Sì, ma è più positivo. Io lo penso soprattutto sarà ottimo in ambito educational, Sì. quindi nell'ambito della formazione, ma soprattutto dei bambini che possono effettivamente vedere qualche cosa e vederlo dal vivo, per Sì, cui. probabilmente ai bambini interesserà soltanto giocare a Minecraft a mani nude, però. Ma sai, possono anche scoprire cose che magari prima non. Cioè, rendere interessanti alcune cose che altrimenti noiose, come la matematica o la geografia, cose che magari a scuola, ai miei tempi, erano delle cose molto noiose, ma che invece in questo ambito, sotto questo punto di vista, possono diventare anche interessanti. Bene, allora direi che l'esperimento è riuscito. Matteo, ti ringrazio. E beh, io direi di riorganizzarla, quindi magari come già detto possiamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo fare anche degli appuntamenti dove andiamo a spiegare le singole tecnologie, come proporle Sì, sostanzialmente. abbiamo cominciato a parlare di alcuni appuntamenti futuri, nelle prossime settimane, non dovrete aspettare molto, e devo dire che parleremo, posso già dare qualche piccola anticipazione, Vai. faremo degli approfondimenti ad esempio sugli hard disk, cose di cui non si parla mai, perché poi la gente magari Sì, non. allora ti dico, io ho avuto una breve esperienza in negozio prima di fare, diciamo, il trainer, il finto intervistatore. E ti dico che l'hard disk è una cosa estremamente sottovalutata. Nel senso che vedevo, partendo semplicemente dalla vendita, se provi ad andare in un negozio e chiedere informazioni sull'hard disk, ti viene dato semplicemente un hard disk in mano. Sì, invece E ci sono molte, molte specifiche no, all'interno. perché infatti poi alcuni clienti, giustamente, non sapendo niente dell'argomento, la prima domanda che ti fanno è: che differenza c'è tra questo qua che è minuscolo
E questo che è enorme, sono entrambi da un tera. Sì, ma ci sono e tanti dicono: no, niente, questo lo porti in giro, questo rimane sulla scrivania. Ma anche il tipo, ad esempio, di hard disk, perché non tutti gli hard disk grandi sono uguali. Oppure l'utilizzo, cioè da solo, in coppia, la sicurezza intesa sia come robustezza del disco, sia nella ridondanza dei dati, l'utilizzo in locale o in rete. Parleremo anche una volta dei NAS, come utilizzare, soprattutto un software che io amo moltissimo che si chiama Plex. Ah, sì. Faremo una puntata di Plex e devo dire che sarà molto importante. Andate a ripassare i suoi articoli su Plex, mi raccomando. Perché è una svolta nell'ambito home, nella fruizione dei contenuti multimediali. E potrebbe essere il là per tutta una serie di acquisti da parte degli utenti. Nel senso che noi mostriamo agli utenti come valorizzare alcuni acquisti e loro capiscono perché l'investimento può valere la candela effettivamente. Poi parleremo di mouse. Figurati, questo che vi ho detto, non potevo non permettervi, esatto, di parlare di mouse. Una mouse, parleremo di mouse inerentemente al mondo dei videogiochi. Sì. Parleremo anche di cuffie. Uh-huh. E poi tutta una serie di... avremo più là anche degli ospiti. E tutta una serie di, comunque, di oggetti che fanno parte del mondo Windows. Poi ovviamente seguiremo anche le novità se arriveranno da parte di Microsoft, per cui... E infatti appunto stavo leggendo la domanda, cioè domanda, l'affermazione di Giampiero, che dice appunto che secondo lui il 2018 sarà molto importante per Microsoft, appunto per tutta questa cosa che sta arrivando dalla Mixed Reality. Secondo te è il 2018 o si parla un po' più in là? Beh, il 2018 potrebbe essere... Perché ovviamente è stata una delle prime, non dico la prima perché so che c'è questo scontro. Io credo che... tra 5-6 anni guarderemo al 2017 come l'anno di nascita della virtual reality, però magari diremo sì, il 2017 è nato, però magari nel 2018-2019 è nato questo prodotto, questo progetto che ha effettivamente dato la svolta. Che arrivi nel 2018-2019 non lo sappiamo, probabilmente non lo sa neanche Luca. Diciamo che se lo sapessi non potrei parlare. Sì, sennò dovrebbe uccidermi. Quindi io credo che sarà un anno importante, e speriamo anche nel mondo mobile, quindi girano queste voci di Microsoft, di Surface nel mondo mobile. Sicuramente arriveranno nuovi prodotti e noi saremo qui comunque a commentarli. Nel 2018 comunque ci sarà un'evoluzione delle tecnologie attuali, quindi io credo che sarà un anno più concreto di questo. E ovviamente saremo sempre qua. Dire se sarà importante magari lo potremmo dire fra qualche anno, no? Vabbè, certo, è una previsione. Comunque sto notando dai commenti che diciamo l'esperimento è piaciuto, quindi grazie. Direi di partire. Grazie Matteo. E ragazzi, vi ricordo se di lasciare tutti i vostri commenti, comunque possiamo rispondervi anche dopo la pubblicazione di questo video. E cos'altro? Se vi viene in mente anche un nome interessante, perché utilizziamo dei nomi per le varie sezioni di Expertzone, Play and Learn per il gioco, ok? Per questi live streaming magari trovate voi un nome, magari scrivetelo nei commenti e poi vediamo magari anche come ringraziarvi in maniera adeguata se trovate veramente il nome. E niente, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.